due siamo due delle frise ignoranti, un gruppo scalcinatissimo che parte dalla Puglia, che suona insieme, i due migliori amici litigano per un motivo che non si può svelare, insomma, ma che si capirà subito all'inizio del film, e poi devono seguire, devono fare questo road movie, cioè questo viaggio, poi trasforma il film in un road movie per andare a cercare il padre di uno di noi quattro, e magari lo trovano e magari succederà qualcosa di bello a tutti e quattro. Oggi c'era sentito dire le frise ignoranti alla fine diventano delle frise consapevoli. Uh-huh. Esatto, alla fine è un viaggio per diventare consapevoli, e nel viaggio incontrano personaggi straordinari, il più grande di tutti è sicuramente quello che interpreta Lino. Sì, che è un personaggio strampalato, uno un borbone, perlomeno un amante di questa epoca, ancora oggi si veste da borbone, odia i garibaldini, Giuseppe Mazzini, eccetera, eccetera. Era divertente l'idea, io sono amico di Ferrero da tanti anni, allora ho detto ti faccio questa amichevole partecipazione, che è un cameo, diciamo, in attesa poi di fare un giorno un film che si dice da anni che dobbiamo fare insieme, ma per mille vicissitudini non si è mai fatto. Il personaggio è bello perché poi sa... Io ho bisogno, per l'età che ho, di sentirmi vicino ai ragazzi, ai giovani. Quindi questa pugliesità che ci ha uniti, mi ha visto lavorare con tutti questi ragazzi di un'altra epoca, insomma, di un'altra generazione, mi ha riportato indietro negli anni. A me che non vedevo l'ora di scappare allora dalla Puglia, andare al nord o a Roma, e adesso non vedo l'ora di scappare per tornare in Puglia e sentire gli odori della mia terra. Quindi l'ho fatto volentieri. Sì, poi non volendo capita proprio in un periodo in cui ci sono molti strani borbonici italiani che vogliono dividere questo stivale, ma insomma è difficile poi dividerlo perché essenzialmente è solidificato il cuoio di questo stivale che quando lo distruggi, con tutte le nostre vicissitudini negative, andiamo avanti, è un bello stivale. Io faccio il padre del leader del gruppo che dà il nome al film, cioè Le Frise Ignoranti, è una partecipazione molto gradevole che ho fatto, che questo padre un po' esuberante, un po' strano, che fa il contrario di quello che si fa nella vita, no? Invece di frenare i figli viene frenato dal figlio, ha un carattere un po' particolare e poi sparisce mettendo in apprensione il figlio e tutta la band. E quindi per tutto il film si cerca... questo padre che poi viene trovato. Mi ha fatto piacere girare il film in pugliese, in Puglia, essendo di origine pugliese, e anche di aver fatto questo ruolo che dà anche il tocco malinconico della commedia, che insomma mi ha fatto piacere girare. Voglio ricordarti che questo è il terzo film che facciamo insieme, dove non recitiamo insieme, però, cioè non ci incrociamo mai. Questa cosa non va bene. Bandiera ha detto una cosa sana e giusta. Ci siamo, no? Cioè tre film, vabbè, questo a voi non dice, però mi veniva in mente questa cosa. Io nel film faccio la mamma di Willy, poi all'inizio dovevo fare quello, poi ho cambiato e ho fatto l'impresario dei ragazzi, un impresario, una persona viscida, un po'... così che pensa leggermente al sesso, così che insomma uno di questi classici impresari del sud, così. Partecipazione molto divertente, devo dire bellissimo in Puglia, ci siamo divertiti, insomma abbiamo mangiato da Dio, siamo stati benissimo e io mi sono molto divertito, poi vedendo il film ho fatto bene a esserci perché fa veramente ridere, una commedia diversa, divertentissima, non le classiche cose all'italiana, che in questo periodo è sempre un filone unico che infatti non incassano più questi film. Questo è un film diverso, ma fa ridere da morire, e Banfi, c'è una partecipazione di Banfi, bravo, che torna a fare il Banfi di una volta, tempi comici straordinari, che fa morire dalle risate.